In questo numero, A scuola nella storia, lo scientifico Boggiolera di Catania, ospite di un antico monastero, tra le sue mura uno dei rifugi antiaerei della città. Nei panni di una madre, dopo averla interpretata nel film e TV, Lunetta Savino racconta il coraggio di Felicia Impastato, la mamma di Peppino. I tesori di Polizzi Generosa, viaggio nel paese delle Madonie tra natura e capolavori, come la Madonna della Sapienza appena restaurata. Il mondo con una matita, i successi internazionali del fumettista messinese Lelio Bonaccorso, i suoi disegni sono vere e proprie opere d'arte. La capitana, Tania Di Mario, campionessa di pallanuoto, guida l'Orizzonte Catania e la Nazionale Azzurra, con il sogno dell'oro alle Olimpiadi di Rio. Polizzi Generosa nel cuore delle Madonie è un angolo di serenità fuori dal caos dei grandi centri. Immersa nel verde tra le montagne, regala paesaggi unici, tra strade in pietra, ricami di antichi palazzi e scorci ineguagliabili che testimoniano un passato di ricchezza. Aveva un senato Polizzi. Polizzi è stata visitata dai più grandi imperatori dell'epoca feudale e rinascimentale. Polizzi è generosa perché nel 1234 l'imperatore Federico II ha dato questo appellativo. Decine le chiese che segnano i percorsi normanni, molte delle quali aprono solo una volta all'anno, come Santa Margherita. Polizzi negli ultimi decenni si è spopolata, come tanti paesi dell'entroterra siciliano. Nel 2015 sono nati solo 7 bambini e sono morti 77 polizzani. Dall'inizio dell'anno solo 2 nascite e 22 funerali. Un comune, Polizzi, che ha dato i natali a tanti personaggi illustri, dallo scrittore e giornalista Borgese allo stilista Dolce, senza dimenticare l'attore Vincent Schiavelli, che alla fine della sua vita riscoprì le origini e a Polizzi tornò a vivere. Proprio a Borgese il comune dedicherà una casa museo. Le ricette di dolci tipici come lo sfoglio si tramandano di generazione in generazione. Lo status delle antiche famiglie polizzane proprietarie di feudi ed esportatrici di grano in tutto il mondo è testimoniato dalla ricchezza delle opere d'arte contenute in tante chiese, in particolare all'interno della parrocchia intitolata all'Assunta, dove è da poco stata restaurata, grazie alla soprintendenza di Palermo e al finanziamento dell'assessorato regionale ai beni culturali, un'opera di straordinario valore. È il trittico di Roger van der Weyden, con la Madonna della Sapienza assisa nel trono, e trono essa stessa per il figlio, tra i 1000 ricami di una pittura minutissima, miniature damascate di ingegno e maestri assoluti. Un'opera fiamminga che testimonia la ricerca del bello e la presenza culturale nell'antica e benestante Polizzi, storica città demaniale. Il restauro ha restituito i vividi colori della straordinaria opera. Una pulitura che ha ridonato proprio freschezza alle cromie originali. Che cosa ci fa un trittico fiammingo all'interno di una chiesa di Polizzi Generosa? E testimonia come nel Cinquecento la Sicilia non fosse un'isola chiusa ma aperta proprio all'Europa. E questo grazie a tutta una serie di rapporti commerciali che vengono intrecciati con la Spagna e con le Fiandre, perché non dobbiamo dimenticare che le Fiandre appartenevano alla Spagna. E quindi c'è tutto un discorso di rotte mediterranee che trovano gli scali più importanti, e per cui il trittico sicuramente avrà fatto questa strada. La chiesa madre di Polizzi Generosa oggi avrebbe bisogno di interventi di restauro e consolidamento. La chiesa fu costruita sopra una vena d'acqua che ancora scorre indisturbata e che fa pendere da un lato la struttura. Negli anni 90 qui sono state fatte lavori sia sui pavimenti sia sui tetti. Hanno fatto dei micropali nella facciata, però l'effetto è stato che l'edificio ne ha risentito, anche perché è percorso da una vena d'acqua sotto, e quindi sono aperte tutte le arcate della volta centrale. C'è umidità che sale dall'alto, ma anche dai tetti, e avremmo veramente bisogno che il pubblico ancora, insomma, si interessasse al nostro monumento. Nella cappella di San Gandolfo, patrono di Polizzi, altre importanti opere.
Nel 1482 i giurati della città chiamano il maggiore scultore siciliano del 400, cioè Domenico Gaggini. Domenico Gaggini che realizzerà l'arca marmorea del santo, nel cui interno veniva conservata la cassa di legno che conteneva i resti mortali del santo. L'amore dei poliziani per San Gandolfo nasce dallo scampato terremoto nel 600. Sono devoti a San Gandolfo perché sono state salvate dal terremoto che in altre parti c'è stato, qui a Polizzi no. Tanto che hanno coniato una specie di detto che così, io mi ricordo, me lo ha insegnato mio nonno, che era ai tempi quando ero piccolino, ricordavo che ogni 11 gennaio lui si ricordava che era la festa di San Gandolfo e mi diceva così: l'11 di gennaio a 21 ore morì e sognò vivo un'altra volta, solo Utera non ebbe paura grazie a San Gandolfo. Durante gli ultimi lavori di restauro della chiesa madre di Polizzi sono stati fatti importanti ritrovamenti. Alcuni pezzi che facevano parte dell'antica arca marmorea di San Gandolfo. Questi due angeli che vanno a completare con un altro angelo, con un altro pezzo di questa arca marmorea, erano inseriti nel muro, usati come materiale di scarto, cioè come pietre di costruzione. Probabile che altri pezzi si troveranno? Sicuramente sì, ci sarebbero altri pezzi, però non possiamo smontare tutta la chiesa per ritrovarli, però sono conservati. Dopo 3 secoli veramente abbiamo avuto questa bellissima sorpresa.